In Italia, per oltre 50 anni, ha imperversato un ambientalismo estremista e fondamentalista che ha monopolizzato l'opinione pubblica. È l'ambientalismo dei no a prescindere. È l'ambientalismo che dice no ai termovalorizzatori per guardare i rifiuti bruciare per strada. È l'ambientalismo che dice no alle attività venatorie, no alla TAV, no al ponte sullo stretto. È l'ambientalismo che dice no al nucleare, dicendo sì a petrolio, gas e carbone. È l'ambientalismo che nel 2008 è stato bocciato dagli italiani che lo hanno relegato fuori dal Parlamento ed il 12 e 13 giugno subirà il colpo di grazia. Io dico sì al nucleare. Il nucleare è economico, pulito e sicuro. Il nucleare è sicuro perché nelle centrali di ultima generazione, quelle che verranno costruite in Italia, gli incidenti sono assenti o comunque senza gravi conseguenze. Il nucleare è pulito perché il nucleare non emette sostanze tossiche nell'atmosfera ed anche il problema delle scorie va ridimensionato. Le scorie ad alta attività, quelle che hanno una vita pari a millenni, sono solo il 5% del totale. Il nucleare è economico. Noi acquistiamo energia da stati che ne producono con il nucleare. Abbiamo detto no ai vantaggi della produzione del nucleare e sì ai rischi dell'acquisto dell'energia nucleare, perché abbiamo le centrali al confine. Mi rivolgo in particolare ai tanti giovani che come noi vogliono costruirsi un futuro migliore. Andate sui nostri siti www.iomiastengo.it e www.icircolidellambiente.it ed informatevi. Aprite anche voi un circolo ed aiutateci a portare a termine la nostra missione. Io sono Alfonso Finiani, presidente dei Circoli dell'Ambiente, ed il 12 e 13 giugno io non vado a votare. Io amo la mia Italia e voglio che continui a crescere e a svilupparsi. Il 12 e 13 giugno io mi astengo.